Villa Arconati si presenta nella struttura nello stesso modo come era stata costruita dalla famiglia Arconati alla fine del XVIII secolo. È considerato una rivisitazione italiana della Versailles di Luigi XIV, considerando nel suo complesso anche il giardino, il borgo, la tenuta e la chiesa di San Guglielmo. Ma oggi faremo più attenzione alla villa, espressione importante del barocchetto lombardo. Sorge nel Parco delle Groane, nella frazione di Castellazzo di Bollate, da cui prende anche il nome di Castellazzo. La prima edificazione risale in età medievale ed aveva lo scopo di difesa dei raccolti del territorio. Dal 1610 ebbe diversi interventi restaurativi promossi sia dagli Arconati che da parte delle altre due famiglie, i Busca e i Crivelli, che vi succedettero. Fu abitata sino al 1986. La Fondazione Augusto Ranciglio si è attualmente presa carico di un'importante attività di restauro di questo monumento nazionale e di proventi derivanti dagli innumerevoli eventi, visite guidate comprese, vengono canalizzati per detto progetto. In questa biblioteca, al piano nobile, era conservato il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci,
e che fu donato dal marchese Galeazzo Arconati nel 1637 alla Biblioteca Ambrosiana. Sono ancora presenti 675 volumi, per lo più ottocenteschi. Lo stato degli affreschi a parete è anche dovuto alla diversa esposizione alla luce solare. Siamo nella sala dei ricevimenti con il mito di Fetonte, affrescata alla metà del Settecento dai fratelli Gallinari, maestri scenografi della Scala di Milano, per Giuseppe e Antonio Arconati, mecenate di Carlo Goldoni. Ritengo che si voglia rappresentare un messaggio di umiltà contro la superbia. Da un lato la corsa sul carro del sole, e dall'altra parte del salone la rovinosa e tragica caduta nel Po. La sala degli specchi era dedicata ai balli, è ricamata di stucchi e dorature a barocchetto lombardo, è ampia e con grandi finestre. Gli specchi in stile francese avevano probabilmente la funzione di esaltare gli spazi, oltre che mettere maggiormente in luce la sfarzosità degli abiti delle ospiti. Sala rosa, appartamento da parata, ovvero la camera da letto più lussuosa di Villa Arconati. Ha ospitato alcune personalità di spicco come Carlo Goldoni e Arturo Toscanini. Sala rossa con il camino e la caminiera monumentale, così come i diversi sovrapporta, era un luogo per intrattenere gli ospiti con giochi quali il biliardo, la dama o gli scacchi. Questa è l'unica sala che ha ricevuto un riassetto decorativo tardo ottocentesco. Luisa Sormani Busca, in onore del marito, ha voluto unire lo stemma Sormani, con il leone rampante alla torre, con lo stemma dei Busca. Gli interni che ho mostrato sono una minima parte, in quanto la villa è composta da 70 stanze, così come ora mi limito a uno sguardo sui 12 ettari di giardino monumentale che offre il complesso. Nella corte nobile fa bella mostra di sé la nicchia del satiro in posizione centrale sul fronte della limonaia e la fontana del delfino, restaurati di recente, ci invitano a visitare lo splendido giardino all'italiana di 12 ettari. Tutto ciò però sarà tema di un'altra visita. Alla prossima!